Sono padre Angelo Besenzoni, di Sarnico, Bergamo, missionario della SMA, prete dal 1981, attualmente in Angola, nella parrocchia Sagrada Famiglia. Sagrada Famiglia è una parrocchia nuova, esiste da 3 anni, è arrivato dopo l'esperienza di una neuropatia abbastanza grave che mi aveva bloccato in Italia per 1 anno. Dopo aver recuperato, padre Seferino mi ha proposto di andare con lui nella casa di formazione della SMA, nuova casa di formazione della SMA in Angola, e ho cercato di collaborare con lui per un periodo, poi mi sentivo un po' alle strette in un ambiente di seminario e quindi con lui e con il vescovo abbiamo deciso che avremmo iniziato a visitare le comunità vicine in vista della creazione di una nuova entità pastorale, di una nuova parrocchia, che è nata poi 1 anno dopo. È una parrocchia nuova, quindi gente che viene da esperienze diverse, a volte in altri luoghi, si incontra, fa fraternità, fa comunità e comincia a darsi da fare per creare lì una nuova comunità. È tutto da inventare, quindi c'è spazio per la creatività, per l'impegno e la generosità di tutti. La cosa che più colpisce è proprio il desiderio che la gente ha di collaborare, di mettersi in gioco per fare comunità, per vivere il Vangelo. Beh, è la stessa, che non avendo radici, tradizioni, tutto da inventare, e a volte anche la gente viene con tradizioni sue e dice: noi nella parrocchia tal facevamo in questo modo, noi è così che bisogna fare, e quindi a volte questo condiziona. Però è sempre bello poter contare sull'esperienza di tutti e tentare di pensare insieme un cammino nuovo. C'è bisogno di missionari ovunque. Attualmente l'Africa ha ancora bisogno, l'Angola ha molte diocesi che sono poveri di clero e dove le comunità sono visitate molto raramente, vuol dire che l'Eucaristia è celebrata 1 volta all'anno quando va bene, e quindi direi che per il momento l'Africa ha più bisogno di missionari che l'Italia. Le nostre comunità sono comunità di festa e quindi si trova sempre l'occasione per fare festa, dal piccolo compleanno o anniversario di matrimonio di qualche persona agli anniversari di nascita dei vari gruppi e movimenti della parrocchia, alle feste che marcano anche la vita della comunità. Ecco. La fede è sentita più che come un peso, come una regola di vita, come la gioia di vivere insieme, la gioia di vivere con il Signore. Quindi ogni volta che si può dare grazie a Dio, ogni volta che si può stare insieme e fare festa, quelli sono i momenti migliori, per la nostra gente almeno, della vita della comunità. Di lavorare con tutti, di vivere le speranze, le fatiche, le sofferenze, le gioie di tutti, e quindi c'è la gioia di stare lì e di andare avanti. Ci sono vocazioni, non è che ci sia un movimento generale verso il seminario, però c'è gente che pensa a che cosa fare della sua vita e è pronta a rispondere all'invito del Signore, e la nostra gioia è anche
vedere questo e accompagnare chi vuole mettersi al servizio del Vangelo e degli altri. Beh sì, sono missionari, naturalmente nessuno quando viene a chiedere di iniziare un cammino di catechesi, di catecumenato, dice che si è convertito perché ha letto la Bibbia o perché ha sentito una predica. È sempre l'esempio di altri che è contagioso, quindi è perché hanno visto il tale che era così e ora è diverso, è perché sono entrati in qualche modo a contatto o con persone o con gruppi della comunità cristiana che anche nuove persone vogliono fare esperienza di vita di fede. C'è questo desiderio, sì, di comunicare la fede. Il bisogno più urgente è quello di incarnare la fede nella vita di ogni giorno e di far sì che diventi fermento, lievito di trasformazione di tutto. Incarnarla nella vita sociale anche per trasformare non solo singole persone, ma tutto un modo di pensare e di vivere. Al nostro livello, uno dei bisogni enormi a cui stiamo tentando di dare una risposta, anche se piccola, è quello dell'educazione. Molti dei nostri ragazzi non hanno la possibilità di andare a scuola perché non ci sono scuole sufficienti e quindi la parrocchia si è impegnata a costruire una scuola che speriamo possa iniziare a offrire i suoi servizi nel prossimo inizio di anno scolastico. E altri bisogni sono quelli della sanità, per esempio. Avevamo con noi una comunità di suore che aiutava chi aveva problemi di salute a livello della nostra zona e ha dovuto lasciare per via del banditismo imperante. Sono state assaltate diverse volte da banditi durante la notte e poi si sono scoraggiate e hanno lasciato la nostra zona. E abbiamo la Caritas che cerca di rispondere ai bisogni anche materiali di difficoltà, alle fatiche di molte famiglie che non riescono ad andare avanti o di persone con deficienza fisica, con handicap fisico o di anziani, di ammalati. E in questo la parrocchia cerca di darsi da fare anche sul piano sociale per migliorare la vita dei suoi membri e anche di chi sta fuori. Il messaggio è quello di vivere la tua vita fino in fondo, di non chiuderti in te stesso, di non pensare che non hai nulla da fare o da dare. La tua realizzazione, la tua felicità dipende da quello che riesci a essere e a fare anche per la vita degli altri, e quindi il messaggio è quello di darsi con massima generosità. Se questo ti porta anche a pensare che potresti mettere la tua vita al servizio non solo di una famiglia, di una comunità che conosci bene, che ti è connaturale perché è la tua, ma di altre persone che stanno lontano da te, tanto meglio, un'esperienza che ti darà molta felicità.